Presentata in Consiglio regionale la decima edizione della gara podistica Toscani Crossing che si svolge tra i suggestivi paesaggi della Val d'Orcia. A Montefollonico si celebra la tradizione toscana con la manifestazione Lo gradireste un goccio di vinsanto dedicata al noto vino liquoroso. Il Consiglio regionale della Toscana ha voluto premiare l'Arezzo Calcio Femminile che nella stagione 2021-2022 ha vinto il campionato di Serie C senza mai perdere una partita. corsa tra le bellezze della val d'Orcia la Tascany Crossing 2023 si correrà dal 21 al 22 aprile nel suggestivo scenario della Val d'Orcia, in una non-stop dal crepuscolo del 21 all'alba del 22. La manifestazione, giunta ormai alla decima edizione, è divenuta parte integrante del territorio e si è evoluta assieme ai tempi, incarnando quei cambiamenti che il settore e il mercato richiedono. La manifestazione, infatti, propone oggi non solo una corsa per podisti specialisti di lunghi e impegnativi percorsi, ma anche tracciate accorciate e camminate per diverse tipologie di appassionati del genere. Un'iniziativa che è importante per il Consiglio regionale della Toscana che abbiamo voluto sostenere, promuovere e valorizzare perché dentro un'iniziativa di carattere ludico ci sta un'iniziativa di carattere culturale di relazione fra uomo e paesaggio e soprattutto la Val d'Orcia che torna a essere baricentrica in un contesto non soltanto regionale, nazionale e internazionale e a viaggiare, passeggiare, camminare, correre dentro i sentieri della Val D'Orcia denotano diciamo, una relazione fra uomo e natura straordinaria. Questo consente la scoperta del territorio, consente il rispetto del territorio. Il percorso classico con la corsa e la camminata ripercorre i sentieri che attraversarono pellegrini, viandanti, santi, artisti e grandi condottieri in tempi antichi, immersi in una natura mai abbandonata dall'uomo, ma che al contrario ha contribuito a plasmarne il paesaggio e che dobbiamo insegnare a preservare con la ripresa della manifestazione dopo la pandemia visto le innumerevoli richieste la Tuscany Crossing edizione 2023 amplia la sua offerta di gare e il territorio coinvolto introducendo una nuova distanza quella delle 100 miglia già molto popolare all'estero soprattutto negli Stati Uniti e la possibilità di fare anche un percorso di 54 km. i moderni viandanti potranno godere della bellezza dell'alba e dei magnifici tramonti mentre più temerari e più lenti anche della notte immersi in un paesaggio da favola ci sarà questo grande evento sportivo ormai raggiunto il decennale dal 2013 10 anni tra i runner eh, eh, evento che vede una competizione su 50 km, 100 km, 100 miglia. Partecipano atleti da, tutto, da tutti i continenti, da tantissimi paesi del mondo. Quest'anno arriveremo a un numero che forse supererà gli 800 atleti che parteciperanno in terra di Val d'Orcia. La Valdorcia è un sito UNESCO, patrimonio dell'umanità, paesaggio culturale, icona della regione toscana. Tutti quelli che in questi anni sono venuti hanno, hanno lasciato e testimoniato un ricordo straordinario di questa esperienza che indubbiamente è faticosa, però è così gratificante e piacevole correre in un territorio come quello, come quello della Valdorcia. La gara si presenta come un'esperienza totalizzante che coniuga la passione per la corsa con quella del viaggio, l'amore e il paesaggio, il territorio riconosciuto patrimonio dell'umanità dal 2004, con le sue peculiarità naturalistiche, artistiche e le eccellenze no gastronomiche, la sostenibilità e il rispetto dell'ambiente, l'aspetto educativo e l'economia circolare. La gara è nata dieci anni fa da un'idea diciamo, di un circuito americano che proponeva gare di 100 km nei parchi patrimonio UNESCO. Quindi abbiamo detto perché no farla della Valdorce cioè Patrimonio UNESCO dal 2004 e da allora abbiamo iniziato questo percorso, abbiamo, abbiamo fatto un tracciato di gara pensando proprio diciamo, all'idea di a percorsa negli anni indietro su via francigena, su tante strade, sulle carrarecce che hanno disegnato praticamente i nostri avi, i contadini hanno vissuto, plasmato la Val d'Orcia, per cui da lì io che sono nato diciamo, in Val d'Orcia ho cominciato praticamente a ricordarmi tutti i percorsi che univano i vari poderi e tutto il resto e da allora comunque abbiamo sempre avuto, anche grazie a questo circuito internazionale, una vocazione per, per la promozione de, del territorio. Già da primi anni ho riscosso un grosso successo diciamo, la gara. Chiaramente siamo votati per, per le distanze lunghe perché la Val d'Orcia è molto grande e molto ampia, per cui siamo partiti subito con la 50 e la 100 km e da allora eh, tutti quelli che sono venuti hanno molto apprezzato questo, questa cosa. Nel 2017 siamo addirittura stati citati come una delle, gare, delle 12 migliori gare da fare in Europa. Poi dal 2019 abbiamo ampliato la distanza con la 100 miglia per cui abbracciamo ancora un territorio più vasto perché la Val d'Orcia poi è formata da cinque comuni, noi ne attraversiamo quattro e con 100 miglia è praticamente tutto un anello di, di 160 chilometri abbracciamo quasi tutta la Val d'Orcia, rimane fuori solamente un comune. Lo gradireste un goccio di Vinsanto? Amore per il territorio e attaccamento alle tradizioni, eventi come quello di Monte Follonico rappresentano bene la Toscana nel mondo. Così il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ha salutato la diciottesima edizione di L'Ogradireste Gradi Reste, un goccio di Vinsanto, manifestazione dedicata al Vinsanto, il passito che è un vanto della tradizione anogastronomica toscana curata dal comune di Torrita di Siena e dalla Proloco di Monte Follonico, che si svolgerà sabato 15 e domenica 16 aprile nella frazione del comune di Torrita di Siena. Nella tradizione contadina era proprio questo liquore ad essere offerto a chi giungeva in visita. La Toscana è terra di arte, di storia, di cultura, di bellezza, di buon cibo, di ottimo vino e in questo caso direi di ottimo vin santo. Ringrazio l'amministrazione comunale di Torrita di Siena perché questo evento rappresenta un po' anche quella è la nostra idea di Toscana. Monte Follonico il 15 e il 16 di aprile sarà un po' un luogo in cui raccontare la qualità nostre, delle nostre produzioni eh, che sono frutto del lavoro dell'uomo, perché senza questo lavoro quotidiano tutto questo non sarebbe possibile. È un modo per portare a conoscere quanta qualità, quanta bontà, quanta bellezza c'è nei nostri territori. Sono contenta che il Consiglio regionale permetta di promuovere eventi come questo che richiedono tanto lavoro e tanta passione. Montefollonico è una piccola perla nel comune di Torrita di Siena con una forte identità che l'ha portata ad ottenere la bandiera arancione del Touring Club, ha detto la consigliera regionale Elena Rosignoli. Montefollonico, che è la frazione di Torrita di Siena. È una località situata un po' più in alto e bandiera arancione, per cui ha anche delle caratteristiche culturali, nonché paesaggistiche, molto belle. In più si unisce all'eccellenza di questo prodotto, il Vinsanto, dove ci sono veramente esperti di produzione che eh, fanno degustare a chi verrà, insieme ad altri prodotti della Valdichiana e della Valdorcia. Infatti ci sarà anche la mostra a mercato eh, di degustazione con Valdichiana Eating. E quindi è un'altra occasione per scoprire il territorio con sfaccettature diverse. Nell'ambito delle, delle due giornate sono organizzati molti eventi, passeggiate naturalistiche e la possibilità di visitare le chiese presenti e tutto anche il patrimonio culturale che è presente a Montefollonico. Quindi è un invito veramente a tutte le persone di non solo di scoprire eh, un'eccellenza un quale il Vinsanto ma anche di scoprire nuovamente il territorio sotto altra forma. Per due giorni il borgo sarà animato dalle tante attività organizzate, dalle degustazioni alle visite guidate, dalla passeggiata sul sentiero del Vinsanto al mercato di Val di Chiana Eating. Novità di quest'anno sono l'inaugurazione presso il Palazzo Pretorio della Mostra: i vetri di Monte Follonico, spazio che raccoglie reperti provenienti da un'antica vetreria attiva a Monte Follonico dal 1600 a metà 1800 e il gemellaggio con il comune piemontese di Vignolo. In occasione dell'evento, ogni anno i produttori locali si sfidano, in una gara che decreta, per le categorie dolce e secco, il Vinsanto di migliore qualità. Per questa edizione sono 66 vini in concorso provenienti da tutta la Toscana e anche dalle Marche. I vinzanti sono tutti vinzanti toscani, eh, la maggior parte sono della provincia di Siena, poi abbiamo anche provincia di Arezzo, Pistoia, Firenze. Noi raccogliamo vinzanti solo amatoriali, sono vinzanti che vengono mh, fatti, praticamente sono vinzanti casalinghi che. Mh, singoli produttori ci inviano oppure si vanno noi a prendere direttamente nel luogo di produzione. Un Vinsanto che viene ormai da 18 anni perché quest'anno è la 18 edizione del Borgo del Vinsanto viene da Ancona, dalla provincia di Ancona e da Osimo, è un signore eh, che era un, un residente nella zona nostra e che tutti gli anni ha saputo di questa, di questa, di questa festa e tutti gli anni ci invia questo prodotto. Sono vinzanti dolci, vinzanti secchi, e la giuria che fa la degustazione di questi prodotti eh, stabilisce a seconda del gusto in quale categoria vanno, perché non tutti, ci indicano, non tutti i produttori indicano eh, se è dolce o secco, sono vinzanti più o meno ehm, del periodo 2010-2020, perché c'è un certo disciplinare anche, se non è scritto per i vinzanti amatoriali, che devono avere un minimo di invecchiamento nel caratello. Normalmente si dice eh, tre anni per ottenere un prodotto buono, però ci sono anche vzanti di 5, 6, 7, 10 anni. La targa del Consiglio regionale alle ragazze imbattibili dell'Arezzo Calcio. Il Consiglio regionale della Toscana ha voluto premiare la squadra imbattibile dell'Arezzo Calcio Femminile che nella stagione 2021-2022 ha vinto il campionato di Serie C senza mai perdere una partita con una targa per l'impegno profuso nella massima condivisione e crescita dell'intero movimento calcio femminile italiano. A consegnare il riconoscimento durante la cerimonia nella sala gonfalone di Palazzo del Pegaso, il presidente dell'Assemblea legislativa Antonio Mazzeo. Il presidente ha sottolineato il valore sportivo e sociale delle ragazze in Maglia Maranto. Questo è un premio all'impegno, alla passione, alle competenze, a chi ci ha creduto, ci crede e continua a crederci. I risultati della squadra femminile. Di Arezzo sono davvero incredibili, un, eh, risultati che li portano in Serie B e li portano sugli orori, agli onori della cronaca eh, proprio per il percorso che è stato fatto. È bello che eh, sia stato realizzato anche un videodocumentario che racconti e trasmetta un messaggio: un messaggio positivo, un messaggio di, di speranza. Credere nei propri sogni e con l'allenamento, con l'impegno, con la passione, questi sogni possono essere raggiunti. A proporre il riconoscimento, il consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli. Con questa premiazione vogliamo sottolineare non soltanto le cesta sportive che sono state veramente esaltanti perché una squadra che non perde mai una partita durante il campionato, credo che sia veramente da Guinness deprimati. Ma queste ragazze portano un messaggio che va oltre le gesta sportive, portano un messaggio di forza delle donne, di riscatto, di determinazione, di pari opportunità e quindi questo è l'altro aspetto altrettanto importante che con questo... Premio noi vogliamo sottolineare. D'altro canto, noi stiamo vedendo anche qui in questo Consiglio eh, che spesso le donne sono protagoniste. Oggi abbiamo una squadra che ha scritto una pagina di storia per quanto riguarda lo sport, ma che è portatrice di un messaggio universale che va ben oltre questo messaggio. Insomma. Io credo che sia veramente importante cioè dare voce, dare rilievo, sottolineare ciò che le donne sono in grado di fare. Con il vicepresidente del consiglio regionale Marco Casucci e la consigliera regionale Lucia De Robertis ha partecipato alla premiazione anche la presidente della commissione regionale pari opportunità Francesca Basanieri. È un bel riconoscimento che andava fatto per un grande successo di queste atlete, che è un successo calcistico ovviamente, però anche un successo personale perché sono ragazze che comunque hanno iniziato a fare calcio contro tutti e contro tutte, perché erano da sole. A... A giocare a calcio in squadre di tutti i bambini e di tutti i ragazzi, quindi la loro forza, la loro volontà di portare avanti eh, una passione, un sogno è stata sicuramente ed è sicuramente d'esempio eh, per tutte le bambine perché, appunto, non ci sono sport da uomini o da donne, lo sport è di tutti, e quindi questo riconoscimento è anche per la forza di volontà che hanno avuto ad andare avanti e a credere nel, nel proprio sogno. A nome della squadra ha preso la parola il capitano Costanza Razzolini. Il messaggio sicuramente per le ragazze è di seguire le proprie passioni, non farsi abbattere da chi magari gli può dire che non sia lo sport giusto, perché non esiste lo sport giusto. Se questa è la tua passione è giusto seguirla. Per i ragazzi cercare di essere un pochino magari più tolleranti verso le loro colleghe donne, diciamo così a Ricevere la targa dal presidente del consiglio regionale Mazzeo e il presidente dell'Arezzo Calcio Femminile Massimo Anselmi. Ma la ricetta è lunghissima: eh? la formula non esiste, una matematica. Nel calcio, come sappiamo, ci sono tante, tante cose che possono andare non proprio come calcolato. Diciamo che l'anno scorso è stata veramente una cavalcata incredibile perché l'imbattibilità e tutta una serie di risultati ci ha permesso veramente di coronare un'annata perfetta. Eh, sì, la squadra, le ragazze, le singole, ma poi il gruppo, ciò che viene poi dopo creato attorno allo spogliatoio. Tutto insieme ha portato questo grandissimo risultato. Una storia quella della squadra Maranto che ha avuto anche una grande eco mediatica in seguito al docufilm Una Storia Impossibile, coprodotto da Atlantida a DV e ACF Arezzo e uscito lo scorso novembre sulla piattaforma Prime Video.